quarantenni in crisi, la generazione perduta, quarantenni in crisi, la generazione perduta. Ecco qua, cari amici, ecco qua, quarantenni perduti, vedete? Corriere della Sera, lunedì 1 ottobre 2018, la generazione perduta, guardate un po' voi, guardate un po' voi, quarantenni perduti, è uscito un libro, l'ha pubblicato Rizzoli, pubblicato non si scherza, l'autore è questo signore qua. Ora, chi è che lo recensisce? Antonio Polito. Ma Antonio Polito, primo, ti dovresti chiedere come mai Rizzoli pubblica opere con questo titolo, Quarantenni perduti, l'ha scritto Tommaso Labate, riflette sulle ragioni di una generazione in crisi, la sua. Cioè, va bene, ma primo ti dovresti chiedere come si fa a pubblicare un saggio sui quarantenni perduti, una generazione in crisi. Come fa una casa editrice a pubblicare questa monnezza? Secondo, Antonio Polito, ma come hai potuto fare una recensione, Antonio Polito, di Simide Monnezza? Quarantenni in crisi, potremmo dire cinquantenni in crisi, trentenni in crisi, ventenni in crisi, settantenni in crisi, ottantenni in crisi, ma che monnezze sono? Rizzoli, non ti vergogni, Rizzoli, a pubblicare queste monnezze e a recensirle con queste inchiostrate? Guardate qualche inchiostrata. Ma chi la comprerà mai quest'opera, questa monnezza? Tommaso Labate riflette sulle ragioni di una generazione in crisi, la sua. Ma come? Ma non fu in crisi la generazione che partecipò alla Seconda Guerra Mondiale? Quanti furono coloro che morirono nel corso della Seconda Guerra Mondiale? 50, 60 milioni. Solo l'operazione Barbarossa, con la quale il Terzo Reich invase la Russia, portò sul fronte 6 milioni di soldati tedeschi. Provate a immaginare voi, 6 milioni di soldati tedeschi, l'operazione Barbarossa contro la Russia. El Alamein, Stalingrado, l'armi, la nostra armi, non fu quella una generazione in crisi, Tommaso. Ma come fai, Rizzoli? Non ti vergogni, Rizzoli? Ma che monnezza, la generazione perduta? Ma tutte le generazioni sono perdute, tutte, siamo. Tutte sono generazioni perdute. E adesso perché Tommaso Landolfi c'ha qualche problema? C'ha qualche problema questo signore? C'ha qualche problema? Il libro di Tommaso Landolfi, I Rassegnati si chiama, capito? I Rassegnati, l'irresistibile inerzia dei quarantenni, sarà in libreria domani, pubblicato da Rizzoli, pagine 224,17 euro. Io non lo so, ma chi la comprerà questa monnezza? Ma chi la comprerà? Mi raccomando, cari amici, mi raccomando, Antonio Polito, io mi vergognerei, Antonio Polito, ma che Antonio Polito, anche tu fai parte di questi quarantenni perduti? Una generazione in crisi? Ma che vergogna, Antonio Polito, ma tutte le generazioni sono perdute, tutte quante sono perdute. Antonio Polito, andiamo, su, facciamo del giornalismo serio, Antonio Polito. Antonio Polito, Antonio Labate, ma ispirati alle mie opere, ispirati alla mia storia della filosofia, che è la storia della coscienza umana. Tutte le generazioni sono perdute, Antonio Polito, Antonio Labate. Ma che monnezza editoriale, ma che monnezza, tutti dicono che c'è la crisi dell'editoria, che la gente non legge più. Certo che la gente non legge più con questa monnezza qua. Dio, che monnezza, quarantenni perduti. Ma come si fa, Antonio Polito? Ma non ti vergogni, Antonio Polito, a mettere la tua penna al servizio di questa monnezza? Rizzoli, non ti vergogni, Rizzoli? Una generazione perduta, tutte le generazioni sono perdute, tutte le generazioni sono in crisi. Da che mondo è mondo? Da quando è apparsa la coscienza, le generazioni sono tutte in crisi.
mica soltanto la generazione di Tommaso Labate, eccolo qua, Tommaso Labate. Ma quanto inchiostro l'hai buttato via, Tommaso Labate? Queste sono le mie considerazioni mattutine, cari amici, che monnezza, che monnezza. Quarantenni in crisi, capito? Quarantenni in crisi, guarda che monnezza, quarantenni perduti. Vabbè, cari amici, io vi do il buongiorno, vi do il buongiorno qua dal Bar Malù. Mi raccomando, ma non la comprate questa monnezza, capito? Non la comprate. C'è di meglio, c'è di molto di meglio di questa quella monnezza editoriale di Dalla Rizzoli, c'è di molto di meglio, c'è molto di meglio, cari amici, ok? Ok, cari amici. Qua dal Bar Malù a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Sì, Serafino Massoni.